Ragazzi, ciao a tutti, scolette, scolette, sono Squalo e oggi siamo ritornati su Brawl Stars. Questa era la situation. Sto superando quasi il mio record. Dov'è il pezzo grosso? Tutto mio, mio, mio. Ma chi se lo sta intrattenendo? Vediamo. Nessuno, anzi no, Rosa. Oh, oh mio Dio, è fortissimo il mini, devo dire. È fortissimo. Cioè mi ha sconfitto in un secondino. Col secondo. No, no, millisecondo. Cos'è millisecondo qua? Wow. Ha messo un'aura che ti dà una mano. Vedi, ti ho dato una mano. Tatarata. Bang. Siamo in due. Ce l'ho tutti quanto lui. E gli do una mano. Sconfiggo. Oh! Oh! Dai una mano. No, prendermi la tua responsabilità, bambinone. Aiutami, Rosa. Oh, sto superando il mio record. Sto superando il mio record. Superato! No, 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 no. Siamo in due. Sono uno. Solo uno. Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No. Ok, siamo in due, quindi la possibilità di sopravvivere ancora di più aumenta e ora è mountata di più. No, no, raga, no, sto morendo, ora a me. Oh, uno, siamo due, non morirmi, Rosa. Scusami, ma mi prendo io la responsabilità perché sono maci. Oh, scemolitos. Ecco. L'ho fatto. Ah, sta vincendo. Stiamo vincendo. Ah, scappa. Oh mio Dio. Ok, vai Jessie. È Jessie che sei forte. Io me la vedo io. Me la vedo io. Però voi ovviamente datemi una mano. Cioè. Bam, 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 bam. Ops. Oh mio Dio. Dai raga. Siamo al 3%. Al 3%. No, due. Dimmi che vinciamo. Era rimasto all'1%. Era rimasto all'1%. Come cacchio è possibile? All'1%. E non è possibile. O mi dovete dire come cacchio è possibile? L'1% come il suo livello. 1, 1, 1, 1. Ho vinto, basta, ho vinto. Un colpetto gli dovevo dare. Non gliel'abbiamo dato, quindi ho vinto. Dove vai, telefono? Abbiamo alla nuova vanilla perché incominceremo una nuova vanilla. La vanilla Baby Shark. Cosa è successo? Vanilla. Vanilla. E incominceremo la vanilla. Ok, abbiamo incominciato il mondo già con un seme. Ci porterà fortuna. Sicuro? Quando dico che ci porterà fortuna, ci porterà fortuna. Stiamo a prendere un po' di legnaccio. Fortuna, fortuna. E quindi in questa vanilla saremo fortunati, dai. Sì, perché ho trovato, cioè, la prima erba che ho raccolto avevo già il seme. Quella è una grande opportunità. Direi che la casa la facciamo qua, non tanto lontano dal punto di respawn, ma
Spostiamo un po' l'erbaccio. Iniziamo a fare i nostri primi blocchetti. Prima di tutto facciamo prima la crafting. Direi di iniziarla a posizionare. Poi iniziamo a fare della porta e siamo pronti. Allora, punto di respawn è sempre là. Allora, siamo così. Siamo tre. No, questo qua è mio però. Ok, è mio. Mio. Poi qua ci vanno le due porte. Uno. Spostati per tu. E tre. Poi uno. No, basta, è mio. Miei blocchi, grazie. Molto gentile. Poi. Pubblicità ancora. Ci fa quittare. Bene. Nello scorso episodio abbiamo giocato Brawlhers e abbiamo trovato il carissimo Beryl. Beryl. Benissimo. Hello Barry, chi ti conosce? I love Barry. Comunque abbiamo appena creato la vanilla perché la scorsa vanilla è andata malissimo perché stavo facendo i fatti miei, ho fatto un buco sotto i miei piedi, un buco sotto i miei piedi, volevo fare tipo un buchetto e incontrato la lava, non riuscivo a salire, non riuscivo a salire. E quindi ho preso tutte le mie cose e ho detto no, cominciamo un'altra vanilla. Tanto questa qui non è che tanto mi piaceva, quella là, tutta incasinata. Quindi ho ricominciato un'altra, che come vedete è questa. Oh. Direi di fare di tipo ricopiare il design che abbiamo preso dalla scorsa casetta, la seconda, però quella c'è, cioè l'ultima trasformazione della seconda casetta, che è casino dire questo perché c'è, cioè, la verità, l'ultima trasformazione è stata quella lì che ricordate tutti. A quel mondo poi l'ho cancellato perché era inutile tenerlo. C'è pure una simpatica scaletta. Ovviamente toglieremo perché non ci serve. Vediamo che il sole ci sta ancora. Non vedo nemmeno un mob, quindi è una cosa molto buona, ovviamente. Voglio allontanarmi un po' per vedere un po' la zona. Devo dire che è molto carino. Torniamo a casa nostra. Intanto ci prendiamo pure questo albero che credo che sia quello. Beh, se non è, se ha più design. Staviamo questo legnaccio. Cioè, a volte scavare questo legno facilissimo. Basta stare così e premere sempre. Quello fai in automatico. Ok, finito. Scaviamo quello là di sotto. Questa tecnica è a volte molto usata. E quindi la uso anche io. Voglio essere un buon youtuber. Che strano vedere così la nostra casa. Lì. Oppla. Aspettate, però qua dobbiamo finire di fare questa muraglia. Maro, mi stavo spaventando tantissimo perché vedevo delle foglie di albero che si muovevano e invece era solo quell'albero in cui avevo tagliato. Come partenza direi che è buona, ragazzi, perché
Cioè, abbiamo già fatto una casetta. È molto buono fare appena una casettina. Che poi è molto confortevole. Direi di sì. Sì. Ok, installa. Direi di iniziare a mettere queste due botole, che direi che fanno da finestra. Uno la mettiamo di qua. Dammelo ora, ora. Dammi quel blocco, grazie. Se avanza pure un paio di blocchetti, facciamo pure quelle là di dietro. Allora, vediamo come si possono fare. Ok. No. Devono stare così. Che sta così. Perché? Basta. Forse da fuori. Io tipo così. Dovremmo fare dall'alto, ma non me lo fa fare. Proviamo da fuori. Tipo. No. Ma forse ci sono questi qua che danno fastidio. Niente, niente, oh, non me lo vuole far mettere. Se facciamo così. No, basta. Come possiamo fare? Tutti questi problemi? Non capisco ancora. Dicevo, è incominciato troppo bene questa vanilla. Sempre la stessa pubblicità, ovviamente, che mi devono rompere. Ora, perché non rompiamo un po' Squaletto? Che appena è incominciata la sua vanilla. No, peggio ancora. Subito. Ok, bravissimo. Ragazzi, a dopo, quando finirò ve lo farò vedere. Non ho fatto quasi niente, ma è lo stesso. Va bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un bel like e iscrivetevi al canale da squalo. Ciao!